Lamezia, incidente sul lavoro, muore operaio 54enne. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Lamezia Terme, nella zona di Contrada Rotoli. Secondo quanto appreso, un operaio di 54 anni, Felice Costanzo, è morto rimanendo schiacciato sotto un camion all'interno di un'officina per grossi autoveicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, polizia locale per quanto di competenza. L'uomo, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, è rimasto schiacciato sotto un camion mentre stava effettuando una riparazione ed è deceduto mentre veniva portato in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro. Le indagini mirano a ricostruire la dinamica di quanto è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul posto per il coordinamento dell'attività investigativa c'è il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Donna ferita in frantoio di Limbadi, trasferita a Palermo. Si trova ricoverata al Policlinico Paolo Giacconi di Palermo la donna di Rombiolo, MA, che ieri si è tagliata un arto mentre stava lavorando in un frantoio di Caroni, frazione di Limbadi. I chirurghi hanno infatti tentato tutto il possibile sino a tarda sera per il recupero del braccio destro, tranciato di netto dopo essere rimasto incastrato nei macchinari dell'olificio mentre la donna stava lavorando. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno immediatamente allertato l'elisoccorso partito da Lamezia Terme e che in un primo momento aveva trasferito la donna all'ospedale di Reggio Calabria. Da qui, attesa la gravità della situazione, il viaggio verso l'ospedale di Palermo e poi al policlinico per tentare tutto il possibile per il recupero del braccio destro. Rogo in appartamento a Girifalco, danni ma nessun ferito. Un incendio sviluppatosi nella canna fumaria ha causato il crollo di una parte del tetto di un fabbricato in via Bologna nel comune di Girifalco. Il rogo si è propagato al tetto con parziale crollo di parte della copertura. Danni sono stati causati al sottotetto adibito a ripostiglio e deposito di materiale e mobilia di vario genere. Al termine delle operazioni di spegnimento, in via precauzionale, è stato interdetto l'accesso all'appartamento in attesa di verifica tecnico-strumentale del solaio. La proprietaria ed il figlio sono stati ospitati dai parenti. Non si registrano danni a persone. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Giovane in coma dopo pestaggio a Crotone, momenti di tensione al processo tra genitori e imputato. È stata rinviata al 3 aprile l'udienza preliminare del processo per l'aggressione a Davide Ferrerio, il 21enne di Bologna, che per uno scambio di persone è stato brutalmente picchiato a Crotone l'11 agosto 2022. Davanti al GUP Elvezia Cordasco è comparso solo Niccolò Passalacqua, accusato di tentato omicidio in quanto autore del pestaggio che ha ridotto in fin di vita Davide. Per gli altri due imputati, la mamma della 17enne al centro della vicenda e Andrei Gaiu, accusati di concorso anomalo e intentato omicidio, erano presenti i difensori Mauro Buono e Michele Loprete. In aula erano presenti i familiari della vittima che hanno indossato una maglia con la scritta Giustizia per Davide. Non sono mancati i momenti di tensione tra la famiglia della vittima e l'imputato. Il dibattimento è stato sospeso più volte dal giudice. Il rinvio è stato deciso dal GUP, che ha accolto l'istanza degli avvocati della famiglia Ferrerio, Gabriele Bordoni e Fabrizio Gallo, per verificare le condizioni del ragazzo, il cui coma è irreversibile, nonostante un'attività cerebrale ancora presente. Nel corso di morte cerebrale l'accusa sarebbe di modificare in omicidio aggravato che non renderebbe possibile il rito abbreviato. Il difensore di Passalacqua, l'avvocato Salvatore Iannone, aveva annunciato proprio l'intenzione di chiedere l'abbreviato condizionato all'esame dell'imputato. Il rinvio permetterà anche di attendere la decisione del tribunale sull'opposizione all'archiviazione per il 31enne che aveva un appuntamento con la 17enne, ora maggiorenne, e che, capite le intenzioni del gruppo di cui faceva parte Passalacqua per distogliere da sé le attenzioni, ha inviato alla ragazza il messaggio «Ho una camicia bianca» che ha causato lo scambio di persona con Davide. La procura, non avendo prova dell'intenzionalità del gesto e che l'uomo avesse visto Davide prima di inviare il messaggio, aveva archiviato le accuse nei suoi confronti. Il GUP ha infine accolto le costituzioni di parte civile della famiglia Ferrerio, della provincia e del comune di Crotone, presente in aula il sindaco Vincenzo Voce e del comune di Bologna, il cui sindaco ha inviato come delegato il consigliere Michele Campagnello. Immigrazione clandestina, arresti e perquisizioni in tutta Italia.
Arresti e perquisizioni sono in corso in tutta Italia nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, nei confronti di esponenti di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con proiezione transnazionale. Tra le misure cautelari eseguite, l'operazione scaturita dalle indagini connesse all'attentato terroristico del 19 dicembre del 2016 a Berlino dal tunisino Anis Amri. Per due cittadini tunisini è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il terzo soggetto, anch'egli originario del paese nordafricano, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Più di 40 le perquisizioni in corso a carico di altrettante persone. Contestata l'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante della transnazionalità. Repressione reati in danno ambiente nel Regino, sequestrata anche abitazione a picco sul mare. Un'attività pianificata in 4 mesi, quella che nei giorni scorsi i carabinieri hanno condotto lungo il litorale che si estende dal capoluogo, dipanandosi per Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Melito di Portosalvo, Bova Marina e Condofuri, finalizzato a reprimere la depauperazione del patrimonio ambientale. I militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria, del Gruppo Carabinieri Forestali di Reggio Calabria e del Reparto Carabinieri Parco Nazionale d'Aspromonte, con il supporto in fase di pianificazione dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia, della motovedetta CC810 Ganci e nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, hanno denunciato 13 persone per varie violazioni riscontrate dalle leggi quadro in materia edilizia nell'esecuzione di interventi, in totale difformità del permesso di costruire o nell'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nello specifico, nel corso del servizio, i militari dell'arma hanno sottoposto a sequestro preventivo diverse abitazioni, relative pertinenze e piscine costruite in violazione dei vincoli paesaggistici e di rischio sismico, oltre che varie attività commerciali per rilevanti inottemperanze riscontrate alle norme edilizie e ambientali. In particolare si annovera tra queste un'impresa ove è stato verificato lo smaltimento non autorizzato di rifiuti liquidi, carcasse di elettrodomestici e moto d'acqua. In un altro rimessaggio è stata riscontrata l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima esterna con 15 barche e carrelli e altro esercizio commerciale per la presenza all'interno di una piscina costruita abusivamente in violazione dei vincoli paesaggistici e ambientali. In ultimo, sequestrato anche un terreno adibito a discarica di materiale inerte, nonché di rottami di autoveicoli costituenti rifiuto speciale estesa per circa 1000 metri quadrati, in località Mortara San Leo. Non meno sintomatico dello spregio ambientale è il sequestro effettuato in uno degli scorci simbolici della costa, dove è stato sequestrato un manufatto abusivo, il cui censimento è stato possibile solo attraverso l'utilizzo di un elicottero dell'elinucleo Carabinieri di Vibo Valentia, così come il sopralluogo è stato propiziato dall'apporto della motovedetta e del nucleo subacquei di Messina. Operazione Olimpo contro Cosche Vibonesi, ex assessore regionale Stilitani, a malore dopo l'arresto. È stato colto da un malore la notte in cui la polizia era andata ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti e si trova dunque ricoverato in ospedale l'ex assessore regionale della Calabria, Francesco Antonio Stilitani, di 70 anni, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito dell'operazione Olimpo, eseguita giovedì scorso. Nell'inchiesta sono coinvolti presunti boss e gregari delle cosche di 'ndrangheta del Vibonese, ma anche colletti bianchi e imprenditori. Il GIP Chiara Esposito ha dunque rinviato a data da destinarsi l'interrogatorio di garanzia di Francesco Antonio Stillitani, già da tempo sofferente di problemi cardiaci, in vista anche di un eventuale intervento chirurgico che l'imprenditore vibonese, difeso dagli avvocati Vincenzo Gennaro e Vincenzo Comi, potrebbe subire. Ha proclamato la propria innocenza invece Emanuele Stillitani, 68 anni, fratello di Francesco Antonio, che è stato sentito dal GUP. L'indagato, anch'egli destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, è accusato di estorsione aggravata in concorso con il fratello, con Saverio Prostamo e Salvatore Muggeri. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero costretto il direttore pro tempore di TUI Magic Life di Pizzo ad assumere Prostamo e Muggeri, quali dipendenti della struttura, con mansioni di guardiani, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 1º maggio 2019. Emanuele Stillitani ha respinto le accuse e si è detto vittima e non colluso della criminalità organizzata.
Il difensore di Stillitani, l'avvocato Enzo Ioppoli, inoltre ha sottolineato come le accuse mosse all'indagato fossero già state sviscerate nel procedimento imponimento, nel quale i due fratelli sono imputati e che si trova ora in fase dibattimentale. Per le accuse di estorsione nel procedimento imponimento, dopo il carcere e i domiciliari, i fratelli Stillitani erano tornati in libertà. Olimpo, Anastasi e Galati si avvalgono della facoltà di non rispondere. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP Pasquale Anastasi, di 72 anni, ex dirigente del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria, e l'imprenditore Salvatore Domenico Galati, 56 anni, coinvolti nell'operazione Olimpo. Anastasi, difeso dall'avvocato Francesco Gambardella, è accusato di traffico di influenze illecite in concorso con Vincenzo Calafati, responsabile TUI per la Calabria. Secondo l'accusa, Anastasi si sarebbe fatto promettere da Calafati ingenti somme di denaro da elargirsi a mezzo consulenza prestate in favore del tour operator TUI e della direzione del TUI Magic Life di Pizzo, quale prezzo per la sua opera di mediazione illecita nei confronti dei vari apparati regionali, finalizzata alla predisposizione, pubblicazione e successiva selezione dei vincitori delle procedure di evidenza pubblica già avviate o da bandire. Galati, difeso dall'avvocato Antonio Galati e dall'avvocato Francesco Gambardella, è accusato di corruzione per esercizio della funzione, in concorso con il capostruttura del Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria, Rodolfo Bova. Cumuli di spazzatura fuori dalla cittadella regionale, tavernisi del Movimento 5 Stelle, spettacolo indecoroso, nuoce all'immagine della Calabria. Quei cumuli di spazzatura fuori dalla cittadella sono uno spettacolo indecoroso, altamente nocivo dell'immagine della regione. Così, in una nota, il consigliere regionale della Calabria, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise. È necessario bonificare l'area, osserva, in particolare come forma di rispetto per l'ente e soprattutto per tutelare la salute dei lavoratori della cittadella. Quel sudiciume, dopo tutto, attira continuamente branchi di cinghiali, avvistati e ripresi più volte a banchettare indisturbati. Tutto ciò è inammissibile, conclude Tavernise. Bisogna far sì che la sede della regione sia modello di una gestione dei rifiuti sostenibile e virtuosa. A tal fine auspico un pronto intervento del presidente Roberto Chiuso, teso alla definitiva risoluzione della problematica. Omicidio Castiglione, chiesta la conferma degli ergastoli. Omicidio Castiglione, chiesta la conferma degli ergastoli da parte del procuratore generale. Il processo riguarda l'omicidio di Rocco Castiglione e del tentato omicidio del fratello Raffaele, un delitto su cui ha fatto luce l'inchiesta Trigarium condotta dalla DDA di Catanzaro, che con il blitz dei carabinieri del luglio 2018 ha disarticolato la cosca Bagnato di Rocca Bernarda. Il fatto delittuoso avvenne il 31 maggio 2014, quando nella campagna di Rocca Bernarda il fuoristrada dei due fratelli finì sotto il fuoco dei killer. I colpi di fucile non lasciarono scampo a Rocco Castiglione, mentre il fratello Raffaele riuscì a scappare e chiedere aiuto ai carabinieri, ai quali raccontò la dinamica dell'agguato. L'omicidio sarebbe nato in seno a logiche di potere e controllo del territorio, poiché la famiglia Castiglione era refrattaria ad allinearsi alle direttive del capo locale Antonio Bagnato. Secondo l'accusa, Antonio Bagnato è stato l'ideatore dell'agguato e gli altri, gli esecutori, che si sono suddivisi i compiti di vedetta, di trasportatori di armi, di preposti a condurre i mezzi per allontanarsi e di materiali attuatori del piano omicidiario. I difensori degli imputati sono Sergio Rotundo, Antonio Lo Monaco, Francesco Gambardella, Francesco Calzone e Luca Gianferoni. Regione, Assessore Dolce si dimette, continuerò a dare una mano. Ho riflettuto molto nelle ultime settimane e sono giunto ad un'importante decisione. Lascio il mio mandato di assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici della Regione Calabria. Ho comunicato la scorsa settimana la mia decisione al presidente Roberto Occhiuto e di comune accordo abbiamo deciso di darne notizie nella giornata odierna. Rientrerò nell'università per riprendere e concludere le attività di ricerca temporaneamente messe da parte, che insieme ai miei impegni familiari mi impedirebbero di svolgere nei modi che ritengo necessari i gravosi impegni che l'assessorato affidato mi comporta. Ringrazio il governatore per la fiducia che ha riposto in me, tutti i colleghi della giunta per il positivo percorso fatto insieme in questi mesi, così come ringrazio il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Claudio Moroni, e i collaboratori che mi hanno affiancato in questa avventura.
In accordo con il presidente Occhiuto, continuerò ad offrire alla Regione, nelle forme più opportune, la mia esperienza e le mie competenze su determinati progetti strategici che riguardano le infrastrutture della Calabria. Darò volentieri una mano da Roma, che è la città in cui vivo, e di tanto in tanto tornerò da voi, in quella che ormai è diventata quasi una seconda casa. Lo afferma in una nota Mauro Dolci, assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici della Regione Calabria. Videosorveglianza. Prefettura Catanzaro approva progetti per oltre 40 comuni. Nell'ambito di due riunioni presiedute dal prefetto di Catanzaro Enrico Ricci in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di cui l'ultima in data odierna, sono stati vagliati, con parere positivo, i progetti per la realizzazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza urbana presentati da circa 40 comuni della provincia di Catanzaro e quanto si legge in una nota della prefettura di Catanzaro. Tra questi informano il comune capoluogo e i comuni di Albi, Andali, Cardinale, Cenali, Cerva, Chiaravalle, Cropani, Decollatura, Fossato Serralta, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Iacurso, Maggisano, Maida, Marcedusa, Martirano, Montepaone, Olivadi, Pentone, Platania, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Serrastretta, Settingiano, Soverato, Soveria Mannelli, Squillace, Staletti e Tiriolo. Nel corso di tali incontri, aggiungono il prefetto di Catanzaro e i sindaci dei rispettivi comuni, hanno altresì provveduto a siglare i patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Le risorse stanziate a livello nazionale per la realizzazione di sistema di videosorveglianza urbana sono per l'anno 2022 pari a 36 milioni di euro. Le proposte progettuali positivamente vagliate correranno con quelle presentate dagli altri comuni italiani per l'attribuzione delle risorse predette. L'amministrazione al finanziamento avverrà dunque su una base di graduatoria nazionale, predisposta al termine della fase valutativa riservata ad una commissione di nomina ministeriale che valuterà le domande di concessione dei finanziamenti e di contenuto di ogni progetto, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Tale importante iniziativa, concludono, si inserisce a pieno titolo nelle scelte governative strategiche volte ad innalzare il livello di sicurezza urbana nei territori comunali e contribuisce significativamente a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Poste Italiane, nasce la Casa dei Servizi Digitali, anche sindaci calabresi a Roma per il battesimo. Prende il via Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per fare degli uffici postali una casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin, di numerosi esponenti del Governo e delle istituzioni, il progetto è stato illustrato oggi a Roma dalla Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, e dall'amministratore delegato, Matteo Delfante, ai 7.000 sindaci dei comuni interessati. Sono intervenuti i ministri dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, della Pubblica Amministrazione Paolo Zangarillo e il presidente dell'ANCI Antonio De Caro. Presenti anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella e il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto. Grazie a Polis, approvo con il decreto legislativo 59-2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in uno sportello unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d'identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziari e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli uffici postali sono partiti subito dopo il via libera dalla Commissione europea, arrivato a fine ottobre 2022 e completati in pochi mesi.
Ad oggi sono già pronti 40 uffici postali e 230 i cantieri aperti. Entro l'anno saranno avviati i lavori di ristrutturazione e 1.500 nuovi uffici Polis. Con Polis vogliamo continuare ad offrire sostegno all'Italia, accompagnandone la trasformazione, ha detto la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina. Nessuno conosce e vive il paese come noi di Poste Italiane, forti dall'esperienza accumulata nella nostra storia secolare e della fiducia per il futuro. Polis si rivolge a comunità che rappresentano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, piene di vita, di eccellenze, che nel tempo hanno però perso popolazione, forza e ricchezza. Poste Italiane contribuirà a colmare il forte gap infrastrutturale tra città e piccoli centri, offrendo servizi essenziali con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il progetto Polis, ha spiegato l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante, nasce per garantire a 16 milioni di italiani che vivono nei comuni con meno di 15.000 abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della pubblica amministrazione, avvicinandoli concretamente allo Stato. Polis ha l'ambizione di semplificare la vita di quei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane disponibili negli uffici postali. La sua attuazione contribuisce ad accelerare anche la trasformazione digitale del paese. In questi anni Poste Italiane ha saputo creare valore a una strategia inclusiva che ha fornito servizi sempre più evoluti ad un numero crescente di persone e Polis ne è la naturale prosecuzione. Polis è lo strumento con cui Poste Italiane può confermare la propria missione di azienda di sistema a supporto dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale del Paese, ha affermato il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per un progetto che vive già la sua fase di piena operatività, grazie agli interventi completati in questi mesi. Polis è un progetto per il paese, ha concluso il condirettore generale, che diventa realtà grazie all'impegno di tutti i dipendenti di Poste Italiane e ad una virtuosa collaborazione con le istituzioni che partecipano al progetto. Con Polis i cittadini potranno richiedere i certificati allo sportello, utilizzare i totem e gli ATM operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Polis contribuirà anche ad una maggiore efficienza energetica e darà slancio alla mobilità verde attraverso l'installazione di 5.000 colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane darà vita anche al progetto Spazi per l'Italia, la più grande rete di coworking del paese, con la creazione di 250 siti smart interconnessi ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Istruzione. La Giunta regionale ha approvato la programmazione dell'offerta formativa scolastica per il 2023-2024. La Giunta regionale ha approvato la programmazione dell'offerta formativa scolastica per l'annualità 2023-2024. Nell'atto proposto dalla vicepresidente con delega all'istruzione, Giusi Princi, si prende atto delle delibere delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo e della città metropolitana di Reggio Calabria, accompagnate dal parere tecnico acquisito dall'Ufficio Scolastico Regionale. Già nell'ottobre scorso la vicepresidente Princi, nel corso di un incontro al quale avevano partecipato anche la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Junti, la dirigente generale del Dipartimento Istruzione, Maria Francesca Gatto, e la dirigente del settore diritto allo studio, Anna Perrani, aveva lanciato un appello alle istituzioni locali per uno sforzo corale, al di là delle competenze territoriali, per dare al mondo della scuola calabrese il giusto supporto e la più razionale programmazione sulla base delle reali esigenze dei territori. Entrando nel dettaglio del dimensionamento scolastico, la vicepresidente specifica che sulla base delle disposizioni giunte dal Ministero sui numeri delle autonomie scolastiche distribuiti per territorio per il 2023-2024 non si è proceduto alla rideterminazione dell'organizzazione della rete scolastica, ma è stata deliberata la sola offerta formativa ed effettuata la cancellazione d'ufficio gli indirizzi non attivi da più di 3 anni. Ora, prosegue Princi, si avvierà un'importante stagione che interesserà le regioni che saranno chiamate ad attribuire per gli anni futuri le autonomie scolastiche sulla base dei parametri comunicati dal Ministero.
Pertanto, costituiremo un apposito tavolo di studio rappresentato, oltre che dalla parte politica ed amministrativa regionale, anche dall'USR e dal mondo sindacale, il cui obiettivo sarà quello di operare sulle nuove linee guida regionali del dimensionamento scolastico e su una nuova legge del diritto allo studio che al momento vede quella della Regione Calabria ferma al 1985. La mission principale della regione, mia e del presidente Occhiuto, sarà quella di salvaguardare le aree marginali ad alto rischio di dispersione scolastica. Azione in Calabria aderiscono i consiglieri regionali Graziano e Denisi. I consiglieri regionali della Calabria, Giuseppe Graziano e Francesco Denisi, aderiscono ad Azione. Lo rende noto il segretario regionale Fabio Scionti. Siamo molto felici, spiega, che i consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Francesco Denisi abbiano scelto di impegnarsi politicamente con Azione. Siamo convinti che il loro impegno politico ed amministrativo siano preziosi per la crescita di una comunità politica come la nostra, moderata nei valori e concreta nell'azione. Già nelle scorse settimane era stata avviata un'interlocuzione dal segretario nazionale Carlo Calenda e dal presidente Mara Carfagna, che saranno presto in Calabria per ufficializzarne l'ingresso. Con l'entrata di Giuseppe e Francesco, che si sono sempre contraddistinti nel loro percorso politico per onestà morale, intellettuale, concretezza e lungimiranza, si consolida, continua Scionti, il percorso di radicamento di Azione in Calabria, verso la costruzione di una casa comune aperta a chiunque si riconosca nei valori del riformismo, della democrazia liberale e dell'europeismo. Con l'ingresso di Graziano e Denisi apriamo così la strada all'avvio di un gruppo di azione in consiglio regionale. Landolina eletto alla guida della provincia di Vibo, Mangialavori, il presidente che il territorio merita, scelta vincente del centrodestra vibonese. Gli elettori amministratori della provincia di Vibo Valentia hanno fatto una scelta chiara, puntando sulle riconosciute doti e competenze di un presidente che saprà portare l'ente nelle condizioni che merita. Corrado Landolina è la guida di cui il territorio vibonese aveva bisogno. Ad affermarlo è il deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera, nonché coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Giuseppe Mangialavori, che non nasconde la sua soddisfazione per il trionfo del sindaco di Zambrone al termine delle elezioni di secondo livello. Forza Italia e l'intero centrodestra hanno dimostrato grande compattezza e senso di responsabilità riunendosi attorno alla figura di Landolina. Una decisione vincente che premia ancora una volta la buona politica, la passione e la competenza, qualità che il presidente Landolina esprime in maniera esemplare e che metterà a disposizione dell'intero territorio provinciale. All'amico Corrado, certo del fatto che saprà dare alla provincia quella svolta tanto attesa, giungono dunque i miei migliori auguri di buon lavoro. Casa circondariale e provincia, si lavora a due progetti. Presso la casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro si è tenuto l'incontro tra il direttore della struttura Patrizia Delfino e il vicepresidente della provincia di Catanzaro Francesco Fragomele. La visita del vicepresidente, oltre a manifestare la massima vicinanza tra i due enti, è servita a parlare di progetti che le due amministrazioni intendono realizzare. Tra i tanti è quello di riprendere, sospeso per l'evento pandemico del Covid, il protocollo d'intesa tra le due amministrazioni, dove vede l'impiego all'interno del Parco della Biodiversità di Catanzaro dei detenuti ammessi al lavoro esterno. Questo connubio tra i due enti, riferisce il vicepresidente della provincia Fragomele, è di assoluta importanza, sia per il valore sociale che si va a determinare, sia per l'impegno e il lavoro che si va a svolgere utile per la collettività. Nei prossimi giorni il direttore della struttura carceraria, il presidente della provincia di Catanzaro, Mario Amedeo Mormile, e il presidente onorario del Parco della Biodiversità, onorevole Michele Traversa, firmeranno il protocollo d'intesa tra i due enti. Parchi eolici Monterosso e San Vito, nota del movimento ambientalista delle Preserre. Il diniego della Regione al progetto del parco eolico nel comune di Monterosso, esplicitato nelle scorse settimane, non può che far piacere al movimento ambientalista delle Preserre, che raccoglie e coordina diverse associazioni e movimenti impegnati nella difesa del territorio. In premessa occorre sottolineare l'importanza dell'impegno delle amministrazioni comunali interessate nel contrastare questo ennesimo progetto di mortificazione del paesaggio.
Ribadiamo infatti la necessità dell'impegno reale di tutte le componenti delle società civile se davvero si vuole tutelare e far crescere la nostra terra. Le amministrazioni comunali non possono girarsi in maniera rassegnata dall'altra parte, così come le popolazioni non possono far finta di nulla e le associazioni devono davvero impegnarsi e non solamente sulla carta. Ciò detto, calza a pennello per il progetto del parco eolico di San Vito, che il buonsenso e la logica vorrebbe aver subito un affossamento definitivo delle motivazioni con le quali la Regione ha bocciato il parco eolico nel confinante comune di Monterosso. Quindi, in estrema sintesi fra le altre, la tutela degli habitat di diverse specie vegetali e animali, alcune protette, l'effetto cumulativo con le pale degli altri impianti eolici che deturpano le montagne del circondario, non solo l'impresa costruttrice nel richiedere la proroga del parere di compatibilità ambientale del progetto del parco eolico di San Vito ha sostenuto la non variazione sostanziale delle condizioni ambientali rispetto all'origine dell'iter nel 2006. Peccato che nel frattempo il legislatore abbia decretato l'esigenza dell'ottenimento della valutazione di impatto ambientale anche per questo tipo di progetti, che altri impianti eolici sono stati installati nel circondario, che finanche il progetto stesso è cambiato riducendo il numero di pale da 25 a 14, ma raddoppiando le dimensioni del rotore di ciascuna pala da 82 metri a 140 metri. Il WWF con il delegato regionale ha prodotto delle osservazioni rispetto alla ricrescita della società costruttrice del parco eolico, sperando che il Ministero possa tenere conto con la dovuta attenzione. Frattanto, il movimento ambientalista delle Preserre, auspicando il sostegno concreto di chi si dice contrario agli impianti che devasterebbero per sempre la montagna di San Vito, si muoverà nelle prossime settimane per organizzare una nuova iniziativa pubblica per spiegare quanto sta succedendo e quanto sia importante questa battaglia per la difesa del territorio.